Oggi si va al checkpoint a Gallarate, a una tappa del qualifier del giocatore medio. Maglietta del compleanno in cui sono andato ieri, che ho vinto. E oggi non sono, sto giorno non sono ubriaco, ma sono ubriaco di zucchero. Ci vediamo a Gallarate. Questo è il mio vialetto di casa. Ma che bello. Peccato. Volevo farvi vedere il gattino che sta sempre qua. Niente. Comunque oggi siamo tornati al vecchio Izzettempo. Non sono sicuro che sia ancora il tier 0 in assoluto del formato e che la gente abbia preso molto le misure. Però, vabbè, per una domenica ci divertiamo, dai, 30 persone, penso che saremmo forse anche di più. E a tappa del giocatore medio, qualifier. Ho fatto qualche piccola modifica main deck. Non sapevo se volevo giocare con Seeder, però lì c'è sempre il discorso del il rapporto giusto fra source, instant e cosa per il discorso delirio. Ma vabbè, dai, si prova. Oggi c'è solo Vasoi, quindi. Beh, il torneo c'ha di fianco la Lidl. Mi vado a prendere un tramezzino sconcio. Eccolo qua il tramezzino sotto. Tonno e uova. Signora gentilissima, vedendo che c'avevo solo 2 euro, abbiamo fatto passare avanti, che tenere. Tramezzino, uova, tonno e Red Bull. E si va a fare 0-2 come professionisti. Siamo partiti male, 0-1. Abbiamo perso da Zo, che mi ha fatto G3, mi ha chiuso di terzo. Però lì potevo giocare meglio. Posso ritenermi open. Potevo fare doppia rimozione sul pezzo, ho sbagliato io. Detto ciò, ho recuperato da 0-1. Abbiamo fatto 4-1. Abbiamo avuto l'ultima partita. Sono 6 turni, siamo 32. L'ultima partita ho abbastanza sculato perché, cazzo, l'ho inchiodato di Bloodgun, povero elementali, e non ha visto niente, ho vinto. E dai, speriamo, adesso dovrei essere matematicamente top 8 e niente, bel negozio tra l'altro, sto checkpoint Gallarate, bellissimo negozio. Scusami, come ci si sente essere il judge, l'head judge? Quando il game loss abbiamo dato? Un'emozione unica, sicuramente Riva non è a mio livello, ma quello chiaro, però manco un lontanato giorno una gli insegnerò come si fa. Sì, infatti. Abbiamo pattato, bello, toppato tutte e due. Comunque, negozio molto bello, mi ha sorpreso perché questo negozio di Gallarate non l'avevo mai neanche sentito, non so se è nuovo o no, e cioè, cazzo, è stragrande, tutto sul piano terra, quindi luce naturale, che non è una cosa scontata dai negozi dove fanno Magic, fanno vari giochi, abbastanza ordinati, c'è tanto staff, tanta gente, molto luminoso, spazio per fumare, c'è la Lidl accanto. E anche questo fa la differenza. 50 posti massimo, probabilmente si poteva fare un po' di più, 33 giocatori, però non è male questa domenica uggiosa. E vabbè, oggi mi andava di giocare perché anche il mio amico Marco Cirelli andava di giocare. Ci sta, dai, abbiamo fatto toppato tutte e due, molto bene. Lui 4-0 patta, io 4-1 patta, quindi minchia, buono, buono, buono. E niente, anche il meta carino, vero, cioè meta vero, giocatori veri e mazzi veri, quindi nessuno si inventava troppe cose strane. Oggi ho portato il mio UR, sono tornato a giocare Izzet Murktide, anche se ero un po' indeciso, perché Four Seasons in realtà pensavo di giocare altro, però alla fine il mazzo che gioco meglio, più che altro gli altri mazzi li gioco male, e quindi alla fine devo giocarlo per forza. Adesso prendiamo un po' i buoni, un po' di carte. Vediamo cosa possiamo fare. Sono contento, veramente. Siamo tornati in top 8, bene.
giochiamo. Ma che meta, oh. Figa, che meta. Perché flash? Ho perso in finale. Perché ho snabbato. Mi sono autolockato con Bloodmoon. Faccio Bloodmoon e non c'ho più le ISO. PD. È entrato davvero. Porca miseria. Abbiamo perso in finale. Ho snabbato, infinito. A parte il fatto che mi sono autolockato con Bloodmoon. Poi in realtà potevo uscirne da una situazione, ma mi sono tiltatissimo. E niente, ho sbagliato. Fotte sega. Perso in finale come un babbo. Ho snabbato proprio. Porca miseria. Vabbè, ci ripenserò a casa. Appena arrivo a casa faccio il reportino del torneo con i matchup. Cosa ho beccato, cosa non ho beccato. Comunque, ripeto, un negozio bello, molto bello, molto bello, molto luminoso. Un po' lontano da casa mia. Però un altro giro, un torneino qua, lo farei volentieri. Peccato, ho perso la finale, peccato. Volevo il tappetino con Ragavan, me lo meritavo il tappetino con Ragavan. Ed eccoci qua al consueto reportino finale del mio torneo al Checkpoint Store di Gallarate. Allora, innanzitutto, prima partita ho giocato contro Tribal Zoo di Filippo Daminelli, che tra l'altro ha fatto top 8, ha fatto perfect 4-0, ed era molto figo su Tribal Zoo perché giocava anche Scourge of the Skyclaves, che è veramente un problema per noi, perché è una di quelle proprie creature che spesso sta fuori da Holy Hit. E fa tanto. G1 vince lui, G2 vinco grazie a una Bloodmoon. G3 purtroppo io faccio un errore, perché dico non penso che riesca a chiudermi questo turno. Quindi faccio un bel esplosivo a 2 per spaccare il suo Scourge. E invece no, dovevo semplicemente fecciare da 3, fargli doppia rimozione, fare 2x1, però almeno togliere qualcosa lì. Tanto ero on the draw, quindi in realtà non è che questo svantaggio era così tanto rilevante. Detto ciò, in questo matchup, se gioca Scourge e gioca KV, Dress Down è una carta fortissima, perché toglie tutti gli effetti, diventano 0-0, muoiono e peschi una carta. Quindi, solo sugo. Attenzione a Tribal Flames, che effettivamente sparo 5, è rilevante. Secondo turno, ho beccato Barn. Barn, io l'ho testato molto, e la vera chiave per vincere il matchup è Murktide. Sia G1 che gli altri game. Ma gli altri game comunque, se lui non ha PTE, vinciamo di Murktide. Attenzione a Deflecting Palm, perché alcuni li giocano. Quindi se non è, attenzione. Poi ho beccato un Jeskai Monkey Blade, che è un mazzo che effettivamente non si vedeva da un po'. Un bel midrangeone con Stoneforge, Ragavan. E lui giocava una tech favolosa, che era Spell Slatter Sprite, la fatina quella che countera, che si gioca in Pauper. Effettivamente la carta che in summita è forte, perché toglie tutti troppo a 1, ma soprattutto anche contro il Cascade Deck sta fuori da Force of Negation. Quindi una carta veramente, in realtà, una bella tech. Veramente una bella tech. Inoltre, ricordatevi che la fatina, quando entra e fa l'effetto di counter, in realtà deve chiede un check. Quindi se voi rimuovete, fate la rimozione su fatina che è entrata in campo, quando l'abilità va in pila, si risolve la pila dell'abilità di Spell Slatter Sprite, counter a 0. Attenzione, il numero delle fatine è, cioè, se voi togliete la fatina, se ci sono 0 fatine in campo, il vostro pezzo entra. Quindi attenzione. Questa è una cosa che non tutti sanno. Poi ho beccato un UV Control, aveva uno specchino di rosso e aveva i Fire and Ice, veramente forte, perché il fatto che c'ha Fire and Ice e può sparare pim pim è molto rilevante, molto molto rilevante, oltre a fare il tappino. Poi abbiamo beccato elementali per la Win and Deal. Stra figo contro Mattia Ferraris. Stra difficile, però lui si inchioda un po' ed effettivamente sono molto fortunato, porto a casa 2 game 2-0, ma lui molto molto un po' sfortunato. L'ultimo turno l'ho patto col mio amico Marco Cirelli, perché tanto eravamo matematicamente entrambi in top 8, e poi in top 8 becco un altro Barn giocato da un altro ragazzo, una versione un po' più diversa, però comunque vinco 2-0.
Il segreto è Murktide e il segreto è semplicemente giocare le terre tappate, cercando sempre di contare, di lesinare, eccetera. Non te, se sapete giocare contro Bard, non tenete mani brutte. Perché una mano a 7 brutta, senza rimozione, senza counter, perdi. Perdiamo. In top 4 becco un V control senza rosso, proprio full control, che giocava anche Memory Deluge. Tanta roba. E ci vinco grazie alle Bloodwound. Poseidon, grazie alle Bloodwound, vinco. E grazie a Jace. The Mind Sculptor. E in finale contro di nuovo elementari Tia Ferraris. G1 vince lui facile, G2 vinco io, una partita super super strana, ma grazie a Bloodwound di nuovo. G3 io mi inchiodo da solo con Bloodmoon. E fa ridere. E in realtà mi autotilto. E in realtà ne potevo uscire perché avrei fatto un expressive iteration che vedevo botto. E il mio botto in mano, Holy Hit in mano, diventava un botto da 6. E lui aveva in mano in campo 2 Fury. E ero veramente basso. Però forse non dovevo inchiodarlo. O forse sì. Non lo so. Molto molto complessa come cosa. Ci sto ancora pensando. Ditemi la vostra. E niente, torneo figo, un negozio nuovo per me, non c'ero mai andato. Veramente veramente bello, te l'ho detto, sono un po' lontano. E ci vediamo probabilmente sta domenica ai vari tornei in Uguzzone. E vi ricordo che a gennaio 29-30 ci sarà il torneo degli Insiders Modern Main Event. Piano piano creeremo il tema dell'evento e piano piano vedrete tutte le cose fighe che ho in mente per farvi avere un torneo unico, veramente unico, che non avete mai visto. Detto ciò, bene, grazie mille a tutti per l'attenzione. Spero che questo tipo di vloggettino vi piaccia. Non riesco ancora a capire come fanno i vloggers veri a fare dei vlog così lunghi, in quanto io faccio fatica. Io non so come si fa. Cioè, vuol dire che loro in 10 minuti di video fanno un'ora di clip. E io, boh. non so neanche che cosa dovrei filmare. Quindi, vabbè, questa settimana sarò probabilmente a Verona per lavoro. E, ci vediamo al Four Seasons, ragazzi. 16-17 ottobre, Four Seasons, attenzione. Eventone importante di Bologna, dove probabilmente domenica sarò marcio. Bene, adesso ho finito veramente. Grazie a tutti. Ciao.